Io, gente, sono qui a portarvi Close to the Sun, un gioco completamente in italiano. Non so se l'avrete sentito, ma c'è in giro, quindi sta girando in giro. Mi fa molto piacere perché anche io sto studiando questo campo, programmatore, e devo dirvi che ci sono molti studi indie italiani, ma non tutti riescono, o almeno è difficile far uscire un gioco. E quindi sono veramente contento che in Italia si cominci a anche i team di studi italiani riescono comunque a far uscire un gioco e a pubblicizzarlo un po'. E quindi si comincia a sentire un po' qualche voce di giochi italiani che stanno uscendo. Non ce ne sono molti, ma mai a pochi che niente. È un buon passo perché vuol dire che si sta l'Italia avviando su questo campo dei videogiochi un po', sta andando avanti. Allora, parliamo subito di Close to the Sun, e a quanto pare è un walking simulator, possiamo dire, e anche prima persona horror. Ma la cosa che caratterizza è che ricorda molto Bioshock. Io ho già fatto le serie, quindi Bioshock sì, ci assomiglia tanto. Siamo nel 1890 con Nikola Tesla che ha inventato tipo una nave, tutte le sue invenzioni che si sono inventati, roba così. Quindi, allora, andiamo subito a vedere, parliamo poco, confermiamo il genio di Ada col prologo, vediamo. My dear sister, I left you suddenly and without warning. For that and so much more to come, I apologize. I didn't board the Helios knowing what would happen, only that pursuing my research could change the world. And we did! Just not in the way I'd imagined. Not yet, anyway. I want to explain everything now so that you'd see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. It's now my turn to protect you, if only so that things unfold the way they are meant to. Time and necessity has kept us apart, but that is about to change. We need you here, aboard the Helios, with me. I've enclosed a receiver, and as the name implies, it can receive signals through which we will communicate. I know little of this will make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love you. Your sister, Ada. Pretty light on details there, Ada. You leave without warning, and now need me aboard the Helios? What aren't you telling me? Oh, ma attenzione, aspetta. Ah, è il mio controllo, ecco perché partiva da solo. E siamo nel prologo. Siamo nel prologo. Già, sono curioso di vedere cosa hanno combinato questi del Team Cup Studio. Stormina Cup, scusate. E sono veramente curioso. Già vedo all'inizio che ho una cosa che mi piace, è fluido. Fluido, per forza deve essere fluido, sennò. Relios. Sì, perché avevo già provato il tutorial, quindi in collezionabile ce l'abbiamo già trovato. Eh sì, tipo un punta e clicca esplorazione, dai. Mi deve proprio piacere il genere. Hope the docking works better than these automated announcements. Entra nella cabina di osservazione e inizia l'attracco. Come sempre vi dico, il primo episodio guardate qualsiasi cosa dal video e deducete gente. Ah, un po' l'ambientazione, l'atmosfera un po' cupa, molto cupa, classico degli horror che se non è cupa non è un horror. Questa cabina è molto interessante, proprio il design di questa stanza, vedete?
Non potete dire che non ricorda un po' Bioshock, eh? Non potete dire che non ricorda, anche se dopo quelli del team, dello studio, hanno detto che non si sono ispirati a quello, però. Ricorda. Storm in a teacup, non so se ho detto il teacup, tipo la tazza di tè. Mi sembra che ho detto solo cup, scusate. Non ricordo niente. Oh, che bello, le presentazioni proprio. Close to the Sun. Sono veramente curioso, dai, sono pronto, non ho paura di nulla, io non mi spavento facilmente, non mi spavento quasi mai, so che ci sono dei jump scare Cercate di trovare tutti per scoprire maggiori informazioni. Quando sei in pericolo, corri! Chi ha cercato di fermarsi è morto. Quindi è classico che... Capitolo 1, Confini di Hermes. Classico dei survival horror che non possiamo combatterli, dobbiamo scappare. Sono abituato a combatterli, purtroppo. E per niente a scappare. Sale a bordo dell'Helios e entra in contatto con Ada. Ripeto, questa è la nave fatta da Nikola Tesla. E dentro ha raggruppato tutti, tipo, tutti gli scienziati. Così per fare baldoria, festa di invenzioni, si può dire. Sarebbe più busy. I guess Ada didn't tell anyone I was coming. Nave molto grande, però completamente vuota. C'è qualcosa sotto? Non mi piacciono questi versi. Vabbè, molto fluido, però... Non mi piace una cosa, questo salto veramente. E guardate, vediamo. È talmente basso questo salto che non riusciamo neanche a saltare sta roba qua. Non penso che il salto ci servirà più avanti, non immagino proprio per niente, quindi. Warden Cliff, a company distributing electricity to half of the world and yet still hungers for that other half. Cioè, se è la nave gigante, noi siamo nel porto,
60 stanze, mamma mia. Porca vacca, 60 stanze. Quarantine. What have you got yourself into, Ada? Great. Ma questo è vernice o... Sì, dai, vernice, non è sangue. Dai, sarà vernice, no? Bene. Cosa dobbiamo fare? Non so che verso era. Ma che sembrava un animale, tipo. Ma che c'è un animale nel bagaglio, no? Sembrava un animale proprio. Peccato che non vedo niente. No, lì non posso andarci. Inventario? No, non c'è neanche l'inventario qua. Vabbè, salto inutile. Aspetta, aspetta. Ah, ecco qua. Cos'è? Scavalca. Vabbè. Ok, pensavo fosse la porta, invece è proprio il muro chiuso. Che cacchio è stato? Altra vernice, attenzione. Penso che dobbiamo attivare tutti i pulsanti. C'è un enigma qua, qualcosa. No, no, la striscia di vernice non mi piace. Ecco, lo sapevo che era vernice. Lo sapevo che era vernice, gente. Lasciamo le impronte, attenzione, aspetta, vediamo. Lasciamo le impronte di sangue, ovviamente lo pestiamo. Lo sapevo che era vernice, non potevate dire che era sangue. Quindi noi dovevamo passare di là, teoricamente. Ragioniamo. Hello? Anyone there? È giustamente chiusa, eh? No, 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 qua c'è qualche viscido che mi va dietro dopo. So che ci sia qualche cosa viscida che mi inseguirà, lo so. Impossibile, il gruppo che gli scienziati che hanno fatto tipo un'invenzione party qua dentro e ovviamente non hanno inventato. This is Nikola Tesla speaking, and unless it wasn't already obvious, this ship is under strict warranty. There is to be no movement on board of the Helios, and yet here you are, another one of Edison's spies. I think. Join me. Movement throughout the ship has been restricted. Whether you are friend or foe, do watch your step. Gee, thanks for the warm welcome. Now what have you done with my sister? Ma che cacchio? La brutta... Cavolo, esplodono le luci in faccia così? Non ho capito io qua. Interrogation subject, Andrei Gladchenko. Perché c'è sempre un russo che viene interrogato, soggetto di interrogazione? Sempre un russo o uno dell'est, non so perché. Saranno più tosti da interrogare, si vede, a quanto pare. Non lo so. Fatto caso, eh. Una mia opinione. Confirmed Edison agents?
Seems like their rivalry is alive and well. Incidente. Base rapporto, procedure sposata, hanno colto la navetta di Sensori. A quanto pare ci sono delle spie che si sono inoltrate dentro questa nave e hanno fatto tipo un macello. Nuovo collezione Warden Cliff Passport. Spy Connection. Mamma mia, cosa hanno combinato qua. Sì, ma mi fate cliccare le porte che sono tutte chiuse, cioè. Ovviamente è chiusa anche sta qua. È giusto. Ok, c'è un po', aspetta, madonna, jackpot, non so se sentirà sottofondo, un secondo. E niente, jackpot si sente lo stesso sottofondo, altro che horror, va. C'è il cane che mi potrebbe spaventare, secondo me. Warden Cliff Passport, chi è sta qua, boh? Anaya Patel. Armless. Inerme. Okay, one more to go. Ehi, ti ho visto, eh? Ti ho visto. Ti ho visto. Ehi, guardalo, 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 dai, dai, sì, 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 lo so, tanto, guarda, lo so adesso, mi arriva la stecca adesso, mi arriva la stecca adesso, vuoi vedere? Sul coppino proprio. Non abbiamo neanche una torcia, non abbiamo. C'è qualcuno che sbatte le porte qua, a quanto pare. Sbattono le porte. Collezionabile 2 su 3 su 5. Teoricamente le robe si vedono da lontano, quelle che possiamo analizzare da lontano, nega le accuse di spionaggio. Quindi si dovrebbe in lontananza attivarsi il segnalino che le cose possiamo cliccarle o prenderle. Quindi non per forza dobbiamo essere precisi nel cercare a distanza. Speculare. Vapor. Ma io c'ero già stato qua, gente. Ma porca c***a. Now to find Ada. Porcaccia, ma io c'ero già stato qua, no? Vai. Oddio l'ombra. Oddio l'ombra. Dai, non è brutta. Cosa c'ho in testa? Dai, su. Eccolo, 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 eccolo. No. Strano. Jackpot. Eccolo qua, jackpot. Sospetto in cella. De Rossi. Collezionabile. Silvia Bishop. Ma... cacchio sono quei cose?
Oh, ma qua non c'è corrente però. What the fuck? So this is how suspected Edison spies get interrogated aboard the Helios? Ugh. Wait until my editor hears about this. Ah, non posso neanche prendere. Dai, porca vacca, prendi un coso, non voglio difendermi io. Messaggio apposta pneumatico, non preoccuparti, la sua ricerca ha la chiave di tutto. Cryptic. Who is this message for? Non per me a quanto pare. Raggio della morte di Nikola Tesla. Ma quindi qua sopra c'è solo il nostro piccolo collezionabile. Ma ci mancherebbe l'ultimo. Eccolo qua. Ma che cacchio? What the hell? Ma che è sto scemo? Hey! Shit! Chi è sto scemo? Boh. Ah, siamo già al capitolo 2. Sì, abbiamo visto il primo capitolo a quanto pare. C'è uno scemo che ha perso l'ascensore, si vede, e voleva, niente, rimarrà sotto a marcire a quanto pare, perché ha perso la sua occasione di passare. Beh, devo dire che comunque come... E mia impressione al momento, sì, è il classico gioco di... horror survival prima persona in cui dobbiamo esplorare e risolvere dei certi puzzle con l'atmosfera un po' cupa. Sì, è un classico di questo genere, non si può dire nient'altro. Devo dire che il gioco è fluido, l'atmosfera è carina, non è male. Bisognerà vedere quando ci saranno i nemici e cosa combineranno, o ci sarà qualcosa, una storia più complessa, ma per il momento devo dire che come gioco comunque è carino, non è male. So solo una cosa, che come gioco può essere un po' corto forse, potrà essere corto. So che circa ci saranno 10 capitoli, no? E abbiamo visto che in meno di circa 20 minuti ci siamo fatti il primo capitolo. E niente, si vede che l'unica pecca è questo, la cortezza un po' del gioco. Però non vuol dire nulla, non vuol dire se è un gioco fatto bene... Anche se corto, può valere lo stesso, Dipende da poi come sono andati a svolgere il gioco. Vabbè, vedremo più avanti. La mia opinione l'ho detta. Fatemi sapere la vostra riguardo al gioco, quello che volete. Insomma, se vi ha fatto un po' spaventare, pazienza, perché si vede che vi spaventerete ancora di più. Non lo so, dico così. Passate sulla pagina Facebook per avere notizie riguardo al canale. E noi ci becchiamo... col prossimo video.